Vi parlo di un terribile esperimento, Universo 25, il paradiso dei topi. 8 topi vengono messi in una gabbia. Questa gabbia ha cibo, acqua, tutto senza limiti, temperatura perfetta, nessun predatore e nidi in abbondanza. Dopo 100 giorni le prime 4 coppie iniziano a riprodursi. Giorno 300 ci sono 600 topi, inizia la sovrappopolazione. I topi iniziano a diventare aggressivi, anche con le femmine e i cuccioli, e molti cominciano a diventare pansessuali. Le femmine iniziano a non prendersi più cura dei cuccioli, li lasciano loro stessi, molti muoiono. Si presentano anche casi di cannibalismo pur essendoci cibo in abbondanza. Si formano 3 nuovi gruppi. Al centro della gabbia i rifiutati, le femmine nelle zone più alte dei nidi e i belli, gli unici in salute e di buon aspetto, che si isolano stando lontani da una società conflittuale. È difficile. Giorno 600, si arriva a 2200 topi, inizia l'estinzione. I più vecchi sono morti, sono rimasti i belli, non ci sono più nascite, anche se la popolazione comincia a diminuire. I topi hanno perso la capacità di socializzare, stanno isolati e non si riproducono più. Dopo 3 anni l'esperimento si conclude con l'ultimo topo. Se il numero di individui supera il numero di ruoli nella società, conseguentemente c'è la distruzione della società stessa.